so much more I see and so by the way I thank you oh, babe, for the times when we sure Buonasera a tutti, sono al buio, adesso vado verso la luce e chissà che non sia simbolica questa cosa. Benvenuti a On Air. Ah, mamma mia. Allora, ciao, vedo che c'è già un po' di gente. Eh? Ciao a tutti, abbiamo iniziato con, uh, con la voce stupenda di Selene. Della mia amica Serena Lungarella, e questa era una versione scritta appositamente per O'Nerr perché quello che sta capitando, una delle cose magiche che stanno capitando nella mia vita in questo periodo, nata per così, un po' per gioco. E, e questa era una versione di un pezzo meraviglioso che si chiama That's What Friends Are For, e una canzone di Barbacarac dell'82. Era passata anche un po' inosservata, l'aveva incisa Ross Stewart all'epoca per un film che non mi ricordo come si chiama, ma non aveva avuto un grande successo. A un certo punto nell'85, Dionne Warwick per ringraziare gli amici del, del, del fatto di essere guarita da, da una brutta malattia, poi purtroppo se n'è andata qualche anno dopo lo stesso, aveva riunito in un CD Amici Cari della musica, Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight, e rilanciò questo pezzo, e un pezzo che letteralmente è un po' una costruzione strana, no? per, per noi che conosce bene l'inglese in realtà magari è abituato, e vuol dire, e questo è il motivo per cui ci sono gli amici, è per questo che ci sono gli amici, torno di là, un attimo nel buio, un passaggio di buio-luce, perché voglio leggervi il testo di questa canzone. Perché Selene mi ha dato. Uh, no, prima vi racconto come è, com è, com è successa questa collaborazione con Selene. E qualche puntata fa, forse vi ricorderete, ma ho avuto dei problemi di copyright con uh, La La Land, eccetera. Non mi hanno fatto. Eh, non mi hanno fatto pubblicare il video su Facebook Live perché hanno riconosciuto metodologia tipo Shazam, un pezzo che era coperto da copyright. Lo stavo trasmettendo in televisione, da YouTube normalmente. E allora Selene scherzando, mi ha detto: Ma facciamo così, ti faccio io delle cover <ride> di canzoni. Ciao, Stella, <coughs> oh, saluto a, saluti a tutti. Al alcuni dei miei ragazzi, dei miei ex ragazzi, sono in questo momento a Cracovia a fare un'iniziativa che si chiama Il Treno per la Memoria e, e stanno visitando i campi di concentramento di quelle parti. E, e poi sono a Cracovia, che è una città bellissima, immagino che vi piaccia già molto, Stella. Salutami tutti, Eliona, prof, eccetera, eccetera. E quindi stavo dicendo che... Eh, allora, scherzando, le ho detto, ma sì, dai, eh, vediamo un po' di brani che sono nelle nostre corde, cioè che ci piacciono, nelle sue corde, lei è un artista, e eh, eh, bravissima, peraltro, quindi, è prima è venuto fuori, è nato Amazing Grace e adesso That's, friend, That's for Friends are for. E, e vi voglio leggere il pezzo di questa canzone perché mi ha dato l'ispirazione per uno degli argomenti di stasera. Allora, eh, vi leggerò proprio la traduzione italiana: è una canzone sull'amore, sull'amore incondizionato e sul fatto che nessuno esce realmente dalla nostra vita. E questa è un'affermazione fortissima. Il testo dice. Non ho mai pensato di potermi sentire così e per quanto mi riguarda sono felice di avere la possibilità di dire che credo di volerti bene, sono certo di volerti bene. E se mai tu dovessi andare via, beh, chiudi gli occhi e cerca di sentire quello che siamo oggi e se puoi ricordare, continua a sorridere e continua a splendere, sapendo che potrai sempre contare su di me, sicuramente. È per questo che ci sono gli amici, per i tempi buoni e per quelli brutti. Io sarò al tuo fianco per sempre ed è per questo che ci sono gli amici. Beh, tu sei venuta, sei venuto e mi hai fatto aprire, e ora vedo che c'è molto di più e per questo ti ringrazio. E allora, per i momenti che siamo separati, bene, chiudi gli occhi sapendo che queste parole vengono dal mio cuore e se tu puoi ricordare, continua a sorridere, continua a splendere, sapendo, sapendo che potrai sempre contare su di me, sinne certa. E' per questo che ci sono gli amici, per i tempi buoni e per quelli brutti. Sarò al tuo fianco per sempre, perché è per questo che ci sono gli amici. E, a parte che basterebbe questo pezzo per rendere immortale Bob Bacherach, che è uno dei musicisti che più importante di tutti i tempi, non solo dei tempi moderni. E, la Billboard l'ha considerata tra le prime 100 canzoni di tutti i tempi e direi che ci sta soprattutto nell'interrogazione nell inter interessante dell'interpretazione di John eh, di Warwick per che cosa, che spunto mi ha dato questa canzone? mi ha dato uno spunto su una cosa che, eh, che io percepisco che eh, una volta che due persone si sono incontrate una volta che ci succede qualcosa, questo qualcosa resta per sempre dentro di noi il che Uh, detto così potrebbe sembrare qualcosa di, uh, di, di spaventoso, di orribile, addirittura qualcosa che poi crea karma. C'è un'ottava bassa. Per chi mi conosce, sa che uso spesso questa terminologia, che non è solo musicale, ma è anche spirituale. Tra ottava bassa e ottava alta c'è l'ottava bassa per la quale rimaniamo attaccati a delle cose, ma c'è anche eh, un'ottava alta. Ehm, an un anno fa. È uscito un libro bellissimo di una, um, di una persona che mi sta particolarmente a cuore, che si chiama Simona Sparco, si, e il libro si chiama Equazione di un amore, ve lo consiglio. E parla proprio di questo, cioè parla proprio di quello che poi viene chiamato l'entanglement uh, uh, quantistico. Tut, una volta che due particelle, due persone, due situazioni interagiscono tra di loro, non solo non sono più le stesse, ma in realtà continuano ad avere una sorta di destino, di tragitto comune. Tutto quello che noi incontriamo ci cambia per sempre. E uno dice però, che banalità, eh? ma eh, siamo davvero sicuri e siete davvero sicuri di eh, comprendere fino in fondo e non soltanto razionalmente che cosa significa che ci cambia per sempre. Significa che quella cosa resta parte di noi diventa parte di noi e non solo ci cambia, ma che possiamo rincontrarla, non, e non sto parlando soltanto di situazioni, ma anche di persone, e che le persone continuano ad essere connesse da fili, spesso dorati grazie a Dio, cioè da fili sacri, che, eh, e ce ne stiamo accorgendo in quest'epoca, ne abbiamo già parlato, non è suo di um, della, del web, della ragnatela, no? che, che permette anche alle anime amiche di incontrarsi. Dicevo che ogni volta che eh, qualcuno entra nella nostra vita e eh, apre il nostro cuore, o comunque ci regala un, pezzo del, un pezzetto del suo cuore, tutto il suo cuore viceversa, resta per sempre con noi. Sparisce solo momentaneamente dalla nostra visuale, come se a un certo punto si spostasse in un'altra stanza. E, ma c'è. Questa cosa la comprendiamo nella vita quotidiana di tutti i giorni, no? Cioè, nostra moglie, la nostra compagna, il nostro fratello, il nostro gatto si sposta dall'altra dall stanza, ma non è detto che non ci sia, anzi, c'è ancora. È quello che è esattamente che succede con le persone che amiamo. Possiamo sempre contare su di loro, possiamo anche paradossalmente fare dei pezzi di strada, se non vite intere, senza rincontrarne, ma le persone che si sono amate, le persone che si amano, le persone che si vogliono bene, le persone che hanno un contatto di cuore forte, è un contatto d'anima, non si perdono mai realmente, niente in realtà si perde davvero. Eh, posso sembrare banale nel momento in cui cito Einstein e la legge dell'energia, dell no? Che che dice che tutto si trasforma, no? che niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. È esattamente questo anche nei sentimenti e in ciò che proviamo nei confronti delle altre persone. Le persone che amiamo non escono mai realmente dal nostro campo quantico, non escono mai realmente dalla nostra vita. E eh, Ciao Iole, oh, ciao Ele, ciao Emanuela, io ero, mh, mi sono poco accorto di chi era presente. Stavo cercando di eh, passarvi questo, uh, questa intuizione, credo di non dire nulla di nuovo in realtà. Um, L'implicazione che ha questa cosa è enorme, ok? Perché eh, significa che realmente noi continuiamo a vivere con uh, l'energia delle altre persone e viceversa. Cioè, siamo un campo quantico, siamo un uno. Siamo un unicum, siamo in una cosa sola. Per quanto l'illusione di Maya, che è eh, la vita, diciamo così, eh, densa e pesante tra virgolette, di questo, di questo pianeta nel sul quale ci siamo incarnati, per i nostri buoni motivi, che non indaghiamo in questo momento, dicevo, nonostante questo, eh, questo ce lo faccia sembrare un'illusione, in realtà, appunto. L'illusione invece è che siamo separati, non è vero, siamo totalmente connessi continuamente. Semplicemente ci spostiamo da una stanza all'altra, ok? Quindi noi non perdiamo mai realmente nessuno, anzi continuiamo a nutrirci nel senso più alto del termine, a cibarci, a fare diventare sacro quello che... Abbiamo vissuto con l'altro, con gli altri. Tutto ciò che eh, incontriamo sulla nostra strada ci appartiene, e tutto ciò che incontriamo sulla nostra strada è assolutamente qualcosa che resterà, che non vuol dire che diventa un carico, ok? Questo, però, è ovviamente il pericolo. Questa è la controindicazione, no? Quello che crea karma. Poi tutto è perfetto, così com'è. Quello che crea karma è il. Non tanto il rimanere attaccati, l'essere connessi a qualcuno, ma rimanere attaccati a qualcuno o a qualcosa. E quindi eh, pensare che questo qualcuno, questo qualcosa si possa possedere. Lo riprendiamo questo discorso. Eh, sì, è vero, manca Mario, Leonora. Ma mi ha appena scritto, perché io ho un gruppo con i ragazzi. Stanno dialogando tra di loro ed è veramente comico, peccato che non possiate visualizzarlo perché sembra che Mario non riesca a connettersi, invece Giovanni ci sei, se ci sei batti un colpo, idem Marco, vabbè. <ride> Comunque è bellissima questa cosa che... a proposito di campo quantico di, eh, di alcuni di questi ragazzi che sono in questo momento in Polonia lontanissimi e sono riusciti a connettersi. Pensate a connettersi e a vedermi ecco vedi che ci sei giovanni ciao ciao Coppo e stavo dicendo che mm, è la dimostrazione di come il web sia una sorta di semplificazione di manifestazione di questa cosa del fatto che siamo sempre presenti all'altro ok in particolare questo pezzo parla di amicizia l'amicizia è mi dà lo spunto per fare un click in più. Sapete che io e Silvia Camerini stiamo portando avanti questo progetto che amiamo molto, che si chiama Connubio, anzi ne approfitto per dirvi che lunedì prossimo su YouTube ci sarà la nuova puntata, sono dei dialoghi sul maschile e sul femminile che partono dalla nostra presenza e dalla nostra diciamo così, dalla nostra esperienza personale, poi si trasformano in dialoghi veri e propri ed elaborazioni. Ecco, e a proposito di relazione, a proposito di amore, c'è una cosa molto bella che eh, io ultimamente considero uno dei miei, dei miei capisaldi, ed è ehm, un'inversione un di quello che, si, che è la regola dell'amico. Allora, qualcuno dice che nel momento in cui uomo e donna sono amici, eh, tutto quanto eh, non si sarà mai insieme, non ci sarà mai sessualità, non ci sarà mai chissà cosa. E, grazie Ele <ride> eh, per i complimenti su Connubio. E mm, io invece mm, voglio dirvi una cosa che è mm, provocatoria. Credo che non possiamo e non possiate e non si possa stare in relazione senza l'amicizia, dove per amicizia non si intende l'essere fratello e sorella, raccontarsi tutto, ma che l'amicizia, nel senso del, eh, del permettere all'altro di, eh, di essere, di esserti intimo, di esserti compagno, di esserti anche complice, eh, e di aprirti il cuore è assolutamente irrinunciabile. Io credo che purtroppo il punto sia questo: che noi esseri umani abbiamo, e questa è una nostra capacità veramente autosabotativa, eh, non riusciamo a vivere tutte le cose e dobbiamo per forza vederle in contraddizione tra di loro. Per cui, se c'è la chimica, non c'è l'amicizia, se c'è l'amicizia, non c'è la chimica. Se, se io mi occupo di, degli animali non posso occuparmi di politica perché. Ma insomma, ehm, potremmo per favore, eh, renderci conto che possiamo farlo: possiamo occuparci di tutto, possiamo essere a 360 gradi, che essere amici non esclude delle cose. Eh, avere una buona relazione sessuale non esclude necessariamente il fatto di doversi rispettare di essere intimi, nel senso più dell'anima. Vogliamo renderci conto che se, eh, se siamo antispecisti possiamo essere anche antirazzisti, antisessisti, eccetera, eccetera. Perché qui sembra quasi che non abbiamo... No, non sono capace, cioè... Eh, beh, non possiamo non avere un'attitudine d'amore e di attenzione e di cura soltanto a compartimenti stagni. Cioè, questa è una. Questo direbbero gli americani è bullshit, ok? Traduzio, la traduzione di bullshit, la lascio, ve la faccio cercare su Google Translate. Ce la raccontiamo, ok? Esatto, Silvia. Eh, sia tutto, cioè. Se io ho un'attitudine d'amore ce l'ho verso tutto. Se non ce l'ho verso qualcosa, me la sto raccontando. Non è vero che non ho tempo, non è vero che sto dando meno energia a quella cosa, perché è una questione di attitudine. Amore è un'attitudine, ok? E questa è la cosa che mi premeva dire e, ehm, Stasera proprio il discorso dell'amore è eh, primario, veramente molto. E mi rendo conto che mh, avrei un altro argomento, ma eh, lo riservo per un'altra volta, non voglio far diventare onere eh, lungo e <ride> che poi vi stancate, insomma. Centelliniamo le cose nel senso di non siamo avidi e la prossima volta vi parlerò di una cosa che ehm, avevo messo in conto di dire stasera, ma poi eh, i, i tempi sono quelli che sono, perché la, il, mio, il principio che, per, che mi sono dato rispetto a On Air che possa essere un, um, un contenitore comunque snello, dove una persona parla, nel mio caso però non sto a, a farvi una, una filippica per ore. Esatto, con, con calma, come dite a Venezia. E, um, è in Veneto immagino anche Silvia <ride> anche voi lo dite con calma e um, niente vi saluto vi ricordo onero ogni venerdì uh, scrivetemi pure uh, anche sotto questo video se avete cosa ne pensate di questo discorso che abbiamo fatto su sulle persone che si amano, che non, non se ne vanno mai veramente e sul fatto che anche nella relazione tra uomo e donna l'amicizia è basilare, no? altrimenti si è fondamentalmente o degli sconosciuti o dei, degli antagonisti. ok? Un bacio a tutti.